Grazie. Questo è un video in collaborazione con il sito mybeautic.com, poi vi metto sotto il link per andare direttamente nel loro sito. Hanno un sacco di bei prodotti, scusate se mi guardo allo specchio ma guardo la tinta che loro mi hanno mandato, quella della NYX. Questi sono i prodottini, questo, lo smalto della L'Oreal che io ho proprio sulle mani, sulle unghie, e poi mi hanno mandato questa palettina della NYX che si chiama Love in Rio, che ha questi magnifici colori, questo packaging, con questo fiocchettino, veramente veramente belli, sono bellissimi. E ho realizzato un trucco con questi prodotti. Io mi sono trovata benissimo, me l'hanno spediti subito e mi piace anche insomma i prodotti ovviamente della NYX e della L'Oreal che tutti conoscete, e spero che questo video vi piaccia. Vi mando un bacione e vi lascio al video. Stendo il mio fondo aranciato, sempre quello, diciamo che nella mia base questo non manca mai, e scusate per le luci, ma qui c'è un tempo orribile, non so che luci ci siano. Ho acceso le lampadine, ho acceso le lampadine, quelle insomma dello specchio normale del bagno, e ho aperto un po', ho tirato un po' la tenda della finestra per vedere se fa un pochino più luce, ma piove, proprio un tempo da lupi, non so da voi com'è, oggi è domenica e il tempo qua è bruttissimo. Volevo ringraziare il sito mybeautic.com, che è un sito che ha un sacco di prodotti carini, buoni. Guardate che brufoli che mi sono venuti, cercherò di coprirli. Mi ha mandato dei prodotti veramente carini, le vende sul suo sito. È un sito molto professionale, molto veloce nella spedizione, e mi ha mandato proprio dei prodotti che andrò ad utilizzare per fare questo make up di oggi. Adesso mi sto preparando, è domenica, per uscire andrò a fare un giro al centro commerciale con il mio fidanzato e poi andremo a mangiarci una pizza, quindi un make up carino ma non molto estroso. Poi prendo il fondotinta 03 di Debbie e vado a metterlo sul viso e a uniformare il tutto. Mi viene da ridere perché prendo un pennello in questo modo e scusate se è sporco ma devo lavarlo, e vado a stendere il prodotto. Mi viene da ridere perché una ragazza su YouTube, che ho conosciuto qui su YouTube, che fa video, mi ha fatto molto ridere perché mi ha detto: ridi di più nei video perché sembra che sembri arrabbiata o che insomma sembra che sto bacchettando invece di... Scusate, ma ho lavato adesso i capelli e non sempre sembrano vivi, tutti sparati. E mi ha detto che sembra che sto bacchettando invece che, cioè, sto insegnando tipo maestrina, però in realtà questo è il mio carattere. Cioè, per carità, magari è ovvio che quando sono in giro con gli amici e sto mangiando una pizza sono un po' più sciolta, è normale che comunque sto facendo un video e un pochino cerco di essere seria. E la ragazza è Memole Mequillage, quindi andatela a vedere sul suo canale, perché lei comunque è molto brava e molto simpatica. E prendo cover mark chiaro, quello più chiaro per le occhiaie, e vado anche a coprire i miei brufoli che mi sono spuntati in questi giorni. E stavo dicendo, lei è molto brava
e mi è piaciuta subito perché sono entrata subito in sintonia, subito molto simpatica, perché comunque sotto a un video mi aveva scritto che gli era piaciuto molto il video e gli era piaciuto molto il trucco, e questo mi fa piacere perché comunque lei, ho visto che se dice una cosa è quella, se non gli piace o sta zitta o lo dice, quindi non è come tante, insomma, che magari vengono a scriverti carino il video e poi magari neanche lo guardano. Lei veramente, ho visto che è molto sincera e mi ha scritto: bello il trucco, bello il video, ma mi ha fatto prendere un colpo perché hai stoppato il video all'improvviso. Io avevo avuto dei problemi con la macchinetta, non avevo voglia di rifare il video, comunque ormai era caricato, quindi l'ho mandato e basta, perché comunque non si vedeva solo il saluto. Ma lei mi ha fatto proprio ridere su questo discorso e quindi mi è piaciuta subito la sua spontaneità. Sono andata a coprire un po' le imperfezioni. Io in genere non sono soggetta a brufoli, anche se ho una pelle tendente al misto e al tendente misto e grasso, però non mi vengono brufoli, mi vengono nei giorni femminili e mi vengono se mangio schifezze, cosa che penso tutte e due in questo caso. Poi vado a prendere il nascondino da Bel Precision Concealer, che sono quelli nuovi di Neve Cosmetics, che io già ve ne volevo parlare, ma come dico in milioni di video, ho sempre tanto da fare, non trovo mai un minuto per insomma, per fare, non vorrei far molto di più ma non riesco. Ma già l'ho usato, infatti come vedete è spuntato, cioè c'è pochissimo, però cercherò di usarlo ugualmente. E lo vado a mettere proprio qui nella piega delle occhiaie. Vado un po' anche sui brufoli dall'altra parte, che è preciso, e c'è anche un altro colore. E devo dire che mi piacciono moltissimo. Cioè io i correttori a me non mi correggono niente, a meno che non vado a prendere un camouflage come questi della Covermark, che comunque in genere vengono usati per coprire voglie, per coprire nei, per coprire cose molto più pesanti. Ovviamente io non le metto in tutto il viso, ma le metto quelli della Covermark solo nel punto che io voglio coprire. Invece questi nascondino coprono tantissimo. Io metto comunque sotto un pochino di Covermark, ma mi piacciono tantissimo, vanno benissimo a coprire le occhiaie e le discromie. Prendo la mia Flat Perfection, la cipria di compatta di neve, e vado a metterla. Poi prendo, sempre di Neve Cosmetics, la Flat Perfection, il fondotinta in polvere. Ne prendo un po' sempre col solito pennello e vado a scaldare tutto l'incarnato. Poi prendo la mia solita palettina che vi ho fatto vedere anche nell'altro video, che ancora me ne manca sempre uno, dove c'ho il blush e la terra di Neve Cosmetics, e prendo questo cioccolato e vado a fare contouring. Blush che mi piace tantissimo. Sorrido, ho detto, mi viene troppo da ridere, perché poi parecchie persone, anche nelle foto che io pubblico su Facebook, mi dicono: sì, bella foto, insomma tutti i complimenti, però sorridi. Ma non riesco io, perché non è nel mio, cioè se non mi viene da ridere io non posso ridere al comando, non posso farci niente, proprio niente. Sono talmente sincera, talmente spontanea, che non riesco a fare le cose a comando. Se a me una cosa non mi va, non
ombre, ma non c'è niente da fare. Terra di pupa illuminante e rinforzo il contouring del blush di prima. Lascio leggermente, non vado proprio sul blush, vado più sul contouring senza andare tanto a intaccare il blush. Questo è lo smalto che io ho messo, che è della L'Oreal, che mi ha mandato il sito My Beautic, che sotto vi lascio tanto comunque il link, potete andare a vederlo. Ha veramente tanti prodotti e tante cose scontate. Io ho visto pure, penso che adesso la ordinerò, la tinta per i capelli che uso io, che sarebbe questa, è Provos, nuova, costa sui 4 euro mi sembra. Lì c'era scontata a metà prezzo, a 2 euro, quindi insomma c'ha diverse promozioni e insomma mi ha fatto tanto piacere collaborare con loro e mi hanno mandato questo smaltino della L'Oreal che io ho applicato nelle unghie, ho fatto una passata sola, si è steso benissimo, è un bel colore, insomma vabbè, la L'Oreal è un buon marchio, lo sappiamo tutti. Poi mi ha mandato questa palettina, che io adesso andrò a realizzarci il trucco. Questi colori io li amo, li adoro, sono quelli che mi piacciono più di tutti. Carino anche il packaging, perché c'ha questo fiocchettino della NYX, è la palettina, ha questo fiocchettino veramente veramente carino. E vado con il suo applicatore, vado a stendere questo centrale più chiaro, vado a mettere sulla palpebra. Poi prendo il pennellino da sfumatura della Naked e prendo questo colore qui intermedio e vado a metterlo nella piega. Mentre mi trucco, penso a cosa posso mettermi, perché quello è un altro dilemma. Con questo tempo in questo modo, piove, è brutto, scarpe col tacco no, stivaletti, metterò stivaletti con una via di mezzo di tacco, adesso vedo. C'è il mio fidanzato e la mia mamma, prendo il pennellino da sfumatura e sfumo. Fidanzato e la mia mamma, insomma i miei genitori mi dicono non sai mai cosa metterti perché hai troppa roba. Effettivamente non hanno torto, bellissimi questi colori, li adoro. Io non avevo mai provato gli ombretti di NYX prima, cioè strano, ma non li avevo mai provati. Poi prendo un pennellino più cicciotto così e vado a prendere questo marrone più scuro proprio nella piega dell'occhio.
faccio uguale nell'altro occhio. Poi con il pennellino questo qui della Naked vado a prendere quello centrale e lo vado a mettere nell'arcata sopraccigliare. Sempre il solito questo qui centrale chiaro, adesso vado a definire le mie sopracciglia. Non fate caso a questi capelli che sono sceni, non lavati, non gli ho fatto niente. Andrò a fargli qualcosa con la piastra, spazzolo le sopracciglia e vado a definirle. Ma mi si era spenta la macchinetta. Poi riprendo un pochino di questo fondotinta, con un pennellino come questo vado a prendere un po' di prodotto e poi vado a tirare un po' la linea, vedete, per sfumarla in modo che l'eyeliner viene proprio con la punta, perché le punte che finiscono tonde o grosse dell'eyeliner non sono belle. Se non siete tanto capaci, prendete il pennellino e sfumate il tutto, anche un po' per pulire la parte dall'ombretto, insomma da tutto ciò che non ci deve essere. Riprendo un pochino di cipria di neve e rivado a mettere sotto gli occhi per pulire l'angolo. Poi prendo il mio amato occhioni, vado a mettere il mascara. Fatemi sapere giù nei commenti, non c'entra niente adesso, io sto sempre pensando a cosa mi devo mettere, e gli outfit che preferite per i giorni di pioggia, cioè come vi vestite voi per essere carine, eleganti, non fate caso a questo maglioncino perché questo è per stare in casa, gli outfit che preferite nei giorni di pioggia per essere comunque carine, alla moda, ma... comunque latte, nel senso, io ad esempio un décolleté o una scarpa molto molto alta per andare a un centro commerciale e poi un pub a mangiare una pizza e soprattutto in un giorno di pioggia non mi piace, non mi piace per niente. Ragazzi, scusate, ma mi si è scaricata la batteria della macchinetta mentre stavo filmando. Per fortuna ero arrivata a mettere il mascara, quindi diciamo che il trucco era completato, però mi mancava il pezzo forte. Io nel frattempo ho fatto la piastra ai capelli e ovviamente quando ho i capelli belli, fluenti, che mi stanno giù, non crespi, quando fuori piove, quindi adesso uscirò e questi capelli diventeranno un disastro. Comunque,
il sito My Beautic mi ha mandato questa tinta labbra Soft Matte Lip Cream, che è questa qui, che credo che abbiano fatto anche il cofanetto con tutte le tinte. E comunque io ho scelto questa tinta qui, che è la numero 25, che è Budapest, e io andrò a mettere questa tinta adesso con un po' di carta, tampono il puro cacao. Lo levo, ma lascio appena appena, perché ripeto, ho il problema delle labbra secche. Beh, devo dire che è molto bella. Mi piace sia il colore che la stesura. Ovviamente l'ho appena messa, quindi non so bene il risultato. Insomma, dovrò vedere dopo mangiato se mi tira o no la bocca, le labbra, quanto tiene mangiando, ma mi piace tantissimo. Bene, questo è il risultato finale. Io adesso vado velocemente a cambiarmi e ci vediamo al prossimo video. Spero di esservi stata un po' utile e un po' di compagnia. Vi mando un grosso bacio. Muah, muah, muah.